Sono state delle segnalazioni di compaesani a consentire agli uomini della squadra mobile di individuare un 23enne di San Giacomo degli Schiavoni quale spacciatore di sostanze stupefacenti in Basso Molise. Il ragazzo riforniva il mercato locale grazie all'appoggio dei genitori, entrambi denunciati alla procura di Larino. Nella sera dello scorso 13 dicembre gli agenti sono entrati in azione seguendo prima una Fiat Punto, poi facendo irruzione nella casa del 23enne. In aperta campagna è stato scoperto il nascondiglio di parte dell'eroina sequestrata. Altra droga invece è stata recuperata nel water dell'abitazione poco prima che venisse definitivamente eliminata con la complicità dei genitori del giovane. Recuperato in totale 1,5 chili di stupefacenti che avrebbe fruttato oltre 130.000 euro, un panetto dal quale attraverso l'uso di un comune frullatore da cucina ritrovato in casa e utilizzato a tal fine si sarebbero potute ricavare 5.300 dosi. Tra gli acquirenti del ragazzo anche i minorenni che l'eroina oggi la fumano e la sniffano, dunque l'arresto del 23enne e la denuncia di madre e padre, quest'ultimo a sua volta assuntore di droga. Titolari delle indagini il procuratore capo di Larino Vaccaro ed il PM Venturi. Oggi alla questura di Campobasso il dirigente della mobile IASI ha illustrato tutti i dettagli dell'operazione. Continua l'attività della squadra mobile, della Polizia di Stato in generale, per la prevenzione e il contrasto al spaccio di stupefacenti. In questo caso un grosso quantitativo di droga pesante, probabilmente destinata non solo a destinatari maggiorenni ma anche a minorenni. Vista la duttilità dell'utilizzo dell'impiego, l'eroina è la nuova frontiera sia per il costo sia per le modalità di assunzione degli assuntori di sostanza stupefacente. Determinanti le segnalazioni di cittadini che hanno appunto segnalato lo spaccio, è un intervento che non ha comportato un impiego di notevoli risorse umane, di tempo, ma che in poche ore ci ha consentito di portare a termine un'operazione con un risultato così notevole.